La camicia pulita, per favore. E non me la puoi dare sbottonata? I calzini, per favore. Forse oggi non vengo a pranzo. Devo scrivere un discorso per il ministro. Ai giovani. Gatte da pelare. Ciao. Ciao, amore. Non li vedo mai questi figlioli. Se almeno la mattina si alzassero 5 minuti prima, si potrebbe stare un momento insieme. I giovani. Eh già. Ti dispiace chiamarmi Bertucci? Il numero è sull'agenda. Se no esce e non lo pesco più. Vengo, vengo. Bertucci? Sì, buongiorno. Mi faccia il favore, passi lei a ritirare i documenti, se no chissà quanto aspettiamo. Sì, certo. Sì, mi servono questa mattina. Bene, arrivederci. Sì. Va bene, d'accordo. D'accordo. Ciao. Sono 10 anni che sai che io sto davanti. Su, andiamo. È già tardi. Spero. Ma che maniere, scenda! Ma andate a Leor, non è vero? Di qui tutti vanno a Leor. Lascia stare. Vai, vai. Allora? Niente. Beh, roba da pazzi. Adesso addirittura si sale così nella prima macchina che passa. Ma io l'ho detto, si disturbo uscendo. Ma che disturbo? Disturbo. È il modo. Il modo. Ma non è poi tanto grave, no? Ma se giri, così stai scomodo. E poi una frenata potrebbe anche sbattere la testa. Allora vuole che scenda? Ma no, resti, resti pure. Che bella giornata. Hai sentito il profumo stamattina? Che profumo? L'ho sentito subito, sa. L'ho sentito subito appena sono uscita di casa, ma non ho capito immediatamente. È stato vicino a quel palazzo. Il sole sulle pietre. C'è bello il sole, Lisa. E la pietra col sole. Beh, che cosa fa la pietra col sole? Profuma. Profuma. Ma lei non lo sente il profumo delle pietre al sole? È l'estate. Sì, è proprio l'estate. Bella scoperta. Siamo alla metà di giugno. Fra pochi giorni è il 21, lo credo. Non è questo l'unico segno sicuro. Quello della pietra è più sicuro. Beh, è d'inverno, non può succedere. Una giornata di sole. Certo che può. È il sud. Ma lei va in ufficio. È un ministro. Sì. No, che ministro. Allora un impiegato? Beh, nemmeno. Ce l'ha un terrazzo in ufficio? Un terrazzo? Che idea. Se l'avessi potrebbe lavorare in terrazza. Le farebbe bene.
folti boschetti vagao, uccelletti che intorno state, mio glorio nate. E noi, pastori, fra bosco e mare, vogliamo cantare. Bene, sono arrivata. Può fermare, per favore? Grazie e scusi per il disturbo. Di niente. Ciao. L'ispettore generale vuole un appuntamento. Bene, dopodomani, 18:30. Con la stampa che facciamo? Solo un comunicato e basta, chiaro? E i rappresentanti del sindacato? Ma sì, naturalmente, anche il sindacato, alle 20. Beh. Per il resto al sottosegretario, se ne sta occupando lui. Ah, c'è la questione delle commesse dell'Istet. Aspetti che richiamino loro, non si preoccupi, si guadagna vuole. Tempo. Ah, senta, lei intanto mi prepari la minuta, per cortesia. Adesso andate e non mi disturbate, non ci sono per nessuno. Avvertitemi solo quando arriva il ministro, intesi? Neanche per la sua segretaria. No, neanche Lina, e che non venga a rompermi i coglioni con le sue lettere. Perché le vostre sono le nostre esigenze. Ah. Ed è a voi che va la nostra gratitudine per quanto ci avete saputo indicare di sicuramente fattivo. Le forze dinamiche che ci sospingono. Della linfa vitale. E noi, pastori, per bosco e mare, vogliamo cantare. Che stai facendo lassù, eh? Niente, sto viaggiando. Scendi subito di lì. Non posso, sono drogato. La ristrutturazione che richiediamo non va ascritta quanto nella nostra società, pur bisognosa di un rinnovamento. ...87%... Sì? Ah, bene, sì, grazie. Lo raggiungo subito. No, voglio andare in ospedale. E allora scendi. No, tu mi porti in questura. Ma andiamo, è una cosa inaudita. Perché non ne parla il ministro se lo vede alla camera? No, non ci vado alla camera. Beh, vorrà dire che non mi ha trovato, no? Niente, oggi vado a piedi. Ma chi è quello lassù? Niente, è un capellone drogato. E allora scendi. No. Chiama la macchina, forse è meglio. Ma benedetto figliuolo, ma guarda la gente che stai richiamando. Senti a me, scendi. No, non scendo. Niente, non è niente, è solo un capellone giocato. Via, via, è solo un capellone giocato. Avanti, avanti, ma perché non ti mandi un'autoambulanza? Quel ragazzo sta male. Ma lei si faccia i fatti suoi, vadi a farsi la calza, lei. Avanti, su, circolate, per favore. Ma io invece vado a chiamare un'autoambulanza. Se dove va lei? Venga qui, il passaporto ce l'ha, il permesso del soggiorno è in regola. Venga qui. Bene, allora scendo. Ma con calma. Su, avanti, avanti, su, scendi. Avanti, che non ti facciamo niente, ti portiamo in ospedale, su, vieni. Ecco, così, piano, piano, stai attento, piano, eh. Attento. Vieni giù. Avanti, su. Sì, sì, davvero, andiamo presente che la città è
Sorridente. L'hanno portato via quel ragazzo? Ah, è lei, buonasera. Ma quel ragazzo l'hanno portato via? Sì, la polizia, proprio adesso. Come? La polizia? La polizia, con una macchina. Bisognava portarlo in una clinica. Ci penseranno loro. La polizia? Sì. Ma lo sai che cosa aspetta quel ragazzo? Un interrogatorio come forse più duro dei criminali, perché ti droghi, chi te l'ha dato le droghe, quanto l'hai pagato, e se lui non parla, lo mettono in galera come se avessi commesso un reato gravissimo. D'accordo, ma per il nostro codice è un reato grave. E poi mi sembra che il compito della polizia è proprio quello di stroncare il fenomeno della droga, e questo nell'interesse soprattutto dei giovani, che in fondo ne sono delle vittime, o no? Ma questo non si ottiene con la violenza, si ottiene meglio con le comprensioni e l'amore. Beh, adesso sta esagerando, dica la verità. Lei ha qualcosa da nascondere, eh? Lei è un poliziotto, per essere poliziotti non è necessario indossare le divise o essere militari. Lei vuole provocarmi, ma io non raccolgo la sua provocazione. Andiamo a prendere qualcosa? Eh? Non sono un poliziotto, allora viene. Coraggio, su, con questo caldo. Venga, la prego. Tenga. Li ha spicci? Che prende? Un così, grazie. Buonasera, dottore. Ah, buonasera. Un latte e un caffè freddo. Un caffè? Ah, ciao. Caffè freddo. Hello? Lo conosce? No, perché? Gli sta sorridendo. Ha una faccia simpatica. E lei sorride a tutti quelli che hanno una faccia simpatica? Solo si capita, non è un programma. Sera, andiamo? Bene, arrivederci. Come arrivederci? Dove va? Non lo so. Adesso vedo. Non può restare ancora un po' con me? Non è troppo tardi per lei, vero? Troppo tardi per che cosa? No. Va bene. Le va a ricamminare? Passiamo da questa parte. E che cosa ha fatto di bello oggi? Un po' di bello, c'è stato il coro. Cosa? Sono stato a cantare in un coro. Ah, è il suo lavoro? No, mi piace. Però potrei considerarlo come un lavoro. E trova il tempo per farlo? Certo, trovo sempre il tempo per fare quello che mi piace. Io invece non ho mai tempo per quello che mi piace. Come mai? Mi spieghi? Oggi che ha fatto? Per carità, non ne parliamo nemmeno. Pensi... No, ma che... Parliamo di lei piuttosto. È più interessante, no? Lei vuole dimenticare le sue giornate. La vorrebbe cancellare. Guarda, ogni giornata cancellata è una giornata perduta. E se lei cancella e cancella, alla fine non avrà mai vissuto. Quante giornate cancella in un mese? E chi le ha mai contate? E poi oggi non è tutta da buttare, no? Ho incontrato lei. Le sorprese, gli incerti sono un conto a parte. E vedi, lei non sa bene quello che vuole. Stamattina ero offeso quando sono salito in macchina. Offeso? No. È che... non capivo il gesto. Però adesso sono contento che sia salita. Anzi, vorrei farmi perdonare. Posso invitarla a cena? Perdonare? Allora, vuole venire a cena con me? No, in un ristorante no. Questo è un periodo che mi va di stare tranquilla.
Ha fame? Beh. Anch'io. Venga da me a mangiare. Vorrei fare uno studio su di lei. Vorrei che mi racconti quanto gelata ha cancellato nella sua vita. Ma lei abita sola? Sì. Un po' di tempo che mi va così. Bene. Benissimo. Andiamo allora. Ecco, di queste parti. Ma perché corri tanto? Perché sono lunghi e se le faccio piano non finiscono mai. Vieni, che fai lì? With all those packages, my goodness, what's he doing? Non è mica una chiesa, sai. Puoi fare tutto quello che vuoi. Ti piace la musica? Questa si chiama Pelina. Ho trovato vicino alla strada. Giù, giù, ciao Pelina. Fa un caldo oggi. Ma non è caldo? Oh, io sì. Ma togli la giacca, il gelé, tutto. Strana giornata, il coro, il ragazzo sullo stato, il contro con te. Ma sono cose che mi danno una strana vivacità. Chissà che mi sta succedendo. Beh, che c'è da ridere tanto adesso? Ma mi hai messo paura! Credevo che volevi ammazzarmi. You can't do that to people, you know. Ma no, che non ti faccio niente. Oh, no! Ma perché scappi? E dai, su. Ma io non scappo. Ti faccio posto. Gentile, dove finisce la barba e comincia la pelle. Perché non lasci crescere la barba di più? Sì. Saresti meglio. La barba al ministero. Ecco, questa è la mia divisa al ministero. Allora togli le gilet. Why do I... Insomma, fallo tu. E adesso dove vai? Dobbiamo mangiare, no? Ora vado a vedere che punto stanno le patate. Le patate? Non te le prende, scusami. Vieni, aiutami pure tu.
E questa parete? Perché non l'hai dipinta? Quelle pareti è l'unica cosa in queste case che è veramente mia. Gli amici hanno fatto le altre pareti. Poi qualche volta penso che ci vuole meno chiasso qui. Ti voglio confessare una cosa. Questa sera non ti ho incontrata per caso. Qualcosa mi ha riportato a te. Non so nemmeno perché, ma ora sono certo che io stasera ti ho cercata. Neanche io stavo a Leo per caso. Cercavo Los Angeles. Los Angeles? Sì, proprio Los Angeles. La mia città in California. L'ho lasciata 6 anni fa. Mi dava fastidio. Come fastidio? Le case, la gente, il lavoro. Poi c'era un tizio come te che voleva sposarmi per darmi ricchezza, sicurezza. Mi annoiavano, mi davano fastidio. E allora ho scelto qui, questo quartiere, questa casa. E perché oggi cercavi Los Angeles? La sto cercando da un po' di tempo lì a Leur. Perché le strade, le case e le gente che stanno a Leur sono simili alle strade, alle case e alle gente di Los Angeles. Beh, ma allora se hai di queste nostalgie, non sei contenta di come vivi? Non proprio, sto solo cercando di capire. Che cosa? Se ho sbagliato o se ho fatto bene. Sai, è sempre difficile stabilire queste cose. Ci vogliono validi elementi per poterlo fare. Tu, per esempio, puoi servirmi. Io? E perché? Te l'ho già detto. Voglio vedere quante genate hai cancellate nelle tue vite. Oh, la uova! Oh, sorella bellissima. Perché non mi aiuti? Ecco, prendi la pezzata. Oh! Cosa c'è? Damn it! Scusa! Prendi il manico, ecco. Oh, God, no. Oh, let's get this started. Dammi il guanto. Dammi il guanto. Il guanto? Sì. Ah, ecco, sì. Ecco, prendi. Oh, yeah. Scottano, eh? Senti un po', ma lo sai che non so ancora come ti chiami? Io non voglio chiamarmi, voglio proprio smettere a chiamarmi. Vabbè, un nome ce l'hai, no? Ce l'ho, ma non voglio più dirlo. Sai che penso? Che avere un nome è una limitazione. Ecco, specchiati. Dammi quell'allegra, via, forse mi fa bene. Io prendo un occhio. E io un capello. E poi... una guancia. Giro disco. Non mangi più? Vuoi? No, no, non è più. Un pezzetto di naso. Sei bella, bella, bellissima. Per telefonare devi scendere al bar. A telefonare, sì, certo. Pronto? Pronto? Sei buffo. Thank you.
Che fai lì? Vieni e prendi un po' di sole. Si sta benissimo qui. Ma non ti vede nessuno? Non ha importanza. Ah. Perché non mi hai svegliato? Stavi dormendo. Chissà che ora è adesso. Perché? Io dovrei... l'ufficio. Vogliamo cantare. Ma che stai cantando? Le mie parti nel coro. C'è un punto che non mi riesce. Non mi viene per niente bene. Ti piace proprio questo coro, eh? È bellissimo, sai. Tutte quelle voci che diventano una sola. Eh? Cantare in un coro non è mica cantare tutti uguali. Ognuno deve mantenere la sua propria voce e parte. Tu come canti? Io non canto per niente. Mai? Mai. Ma... sì, cantare. Ma fa anche bene. Ti senti riposato. Sì, fammi sentire. Ma e no, noi dai. Pastori, ma segui me, canti con me. E noi pastori tra il bosco e il mare vogliamo cantare. Hai una bella voce, un bel timbro, come dice il maestro. Puoi cantare benissimo in un coro. Bene, faccio una doccia e andiamo. Dove? A cantare. Vieni spesso quassù? Ogni volta che ho la voglia di essere felice. Ah. E qui riesci ad esserlo? Sì. Qui puoi fare quello che vuoi. Anche se solo per poco. Ma è lo stesso bello. Ma è sufficiente questo? La vita è tutta qui. In questa dolcezza. E l'uomo allora? La sua lotta? Sì, certo, a vedervi sembrate sicuri, soddisfatti. E che vuol dire? Certo che si può essere soddisfatti. Rinunciando, tirandosi indietro, vivendo al minimo. Eh? È così? Non è così. No? E come allora? Non si tratta di lasciarsi andare. È proprio il contrario. Non è un vivere in vacanze. Anzi, quello che ci vuole è un'attenzione continua. Una coscienza allargata e volersi bene. Volersi bene, certo. Consola. Non così. Dico volersi bene a noi stessi, a rispettarsi. Tu ti vuoi bene? Ti rispetti? No. Perché cancelleresti le tue giornate?